Allora ragazzi, abbiamo visto ieri alcuni degli algoritmi di base sugli array e in particolare abbiamo ragionato sulle tecniche di ordinamento illustrando tre tecniche tra le tante presentate in letteratura che sono il metodo di ordinamento per selezione, per inserimento e per l'ordinamento a boolean. Come dicevamo ieri, lunedì prossimo ragioniamo sulla parte implementativa e quindi vi dico, provate voi a realizzare un algoritmo che applica i principi legati a queste tre metodologie e poi ci confrontiamo. Quindi, riassumendo sugli array, finora abbiamo visto alcune tecniche di base, le riassumo rapidamente: come si definisce un array, come si assegna valore agli elementi di un array, lo possiamo fare, se vi ricordate, o in fase di definizione attraverso l'operatore parentesi graffa, oppure possiamo farlo assegnando valore ai singoli elementi dell'array. In nessun caso, come abbiamo visto, è possibile dare un valore, assegnare un valore all'intero array, cosa che in alcuni altri linguaggi è possibile, ma nel linguaggio C++ questo non è possibile perché, se vi ricordate, il nome dell'array è una particolare variabile che contiene al suo interno l'indirizzo dove comincia il blocco di memoria associato all'array stesso. Poi abbiamo visto che con il fatto che l'array è memorizzato in posizioni consecutive di memoria, io utilizzando proprio questa informazione, cioè dove comincia l'array in memoria e quanto occupa ogni elemento dell'array, abbiamo visto come è facile con un semplice algoritmo individuare l'indirizzo di memoria di ciascuno degli elementi dell'array. Quindi indicando con l'indice i il generico elemento dell'array, ad i io posso, sapendo quanto vale il valore dell'indice i e qual è la posizione iniziale dell'array e quanti byte occupano i singoli elementi dell'array, individuare l'indirizzo di ciascuno degli elementi dell'array e quindi li posso utilizzare facilmente in costrutti ciclici, per assegnare valore ai singoli elementi dell'array. Poi abbiamo visto come è possibile ricercare un elemento all'interno dell'array e in particolare abbiamo fatto il caso generico dell'array disordinato, cioè dove gli elementi non rispettano nessun criterio di ordinamento, e vi ho mostrato una tecnica di ricerca. Poi abbiamo introdotto il concetto di array ordinato e vi ho introdotto le tecniche di ordinamento. Ora, partendo proprio dall'idea di un array che può essere ordinato oppure non ordinato, ripercorriamo le idee fondamentali dell'algoritmo di ricerca di un elemento nell'array. Allora, quella che si chiama ricerca sequenziale è quella che viene fatta esplorando in sequenza gli elementi dell'array. Ragazzi, si chiama sequenziale perché gli elementi disposti all'interno dell'array occupano ciascuno una posizione, quindi può essere individuato qual è la sequenza di questi elementi, cioè qual è il primo, qual è il secondo e così via. Allora, la tecnica di ricerca sequenziale si basa sul concetto di esplorare in maniera sequenziale il vettore, cioè parto dal primo elemento, poi prendo il secondo, poi prendo il terzo e così via. Quindi l'ordine con cui esploro l'array è proprio l'ordine con il quale gli elementi sono stati inseriti all'interno dell'array. L'idea dell'algoritmo è quella di confrontare ogni elemento dell'array con una chiave di ricerca. Allora, è chiaro che in questo caso, un esempio molto banale, il nostro array è un array fatto da valori interi. Quindi c'è un unico elemento all'interno di questo array, quindi quando si parla di chiave di ricerca si sta dicendo qual è l'elemento che io voglio ricercare.
ma noi potremmo anche immaginare, nel caso più generale, che questo è un array di struct, dove all'interno di una struct ho vari campi, un campo intero, un campo reale, per esempio. Immaginate che questa struct abbia al suo interno una stringa con un nome, poi una stringa che rappresenta l'età e una stringa che rappresenta, che so, il saldo attivo di questo ipotetico, di questa ipotetica persona. Allora, io potrei ricercare all'interno dell'array se è presente, per esempio, il nome Claudio, andando a accedendo a ciascun elemento dell'array e andando a confrontare, in questo caso, qual è la chiave? La chiave di ricerca è il campo nome della struttura array che sta qui dentro. In questo caso la chiave è unica perché c'è un solo valore intero e quindi io solamente questo posso cercare, ma questo è solo un esempio e potremmo immaginare dei casi più strutturati. Quindi l'idea è: comincio col primo elemento e attraverso gli elementi restanti, attraversare significa visitare gli elementi, cioè andare in memoria all'indirizzo di ciascuno di questi elementi, prenderne il valore e confrontarlo con quello che io sto cercando. Se l'elemento viene trovato, io restituisco l'indice, cioè dico l'ho trovato in posizione 7. Se invece l'elemento non viene trovato, bisogna restituire un valore che tipicamente sia esterno all'insieme dei valori ammissibili per questo array. Quindi in questo caso, per esempio, io ho un array che ha 6 elementi e quindi i valori ammissibili per l'indice di questo array sono quelli che vanno da 0 a 5. Quello che devo restituire è un valore esterno a questo intervallo per fare in modo di non confondermi e sapere che questo valore è indicativo del fatto che io l'elemento non l'ho trovato. Tipicamente si fa restituire il valore meno 1, ma questa è solo un'indicazione, cioè un valore che è esterno a questo intervallo. Allora, se volessimo cominciare a ragionare in termini di efficienza computazionale di questo algoritmo, vi ricordo che ieri abbiamo cominciato a dare una definizione informale di efficienza, cioè abbiamo detto qual è il concetto che abbiamo associato all'efficienza. Abbiamo associato due concetti: un'efficienza dal punto di vista spaziale, cioè quanti byte in memoria sono necessari per svolgere il mio algoritmo, dato che è definita qual è la sequenza di passi che devo compiere per risolvere questo problema. Poi devo tradurre questa sequenza di passi in un algoritmo, in un linguaggio di programmazione. Quando scrivo il mio programma, questo programma viene caricato in memoria, viene allocato uno spazio per i dati che mi servono per svolgere il mio programma. Allora, l'idea dell'efficienza spaziale qual è? Ma se la cardinalità della struttura dati a cui sto facendo riferimento è n e io occupo un certo numero k di byte, ma se per caso la cardinalità diventa 2n, lo spazio occupato come varia? Raddoppierà, triplicherà, rimarrà immutato? Quindi l'efficienza si studia andando a guardare qual è il comportamento asintotico dell'algoritmo al crescere della dimensione dei dati sui quali l'algoritmo deve operare. Questa è quella che abbiamo chiamato efficienza dal punto di vista spaziale. Alla stessa maniera potremmo ragionare e dire: ma c'è anche un'efficienza dal punto di vista temporale, cioè io faccio partire il mio algoritmo, poi aspetto un intervallo di tempo e l'algoritmo termina. Ora, che succede se la struttura dati sulla quale lavora l'algoritmo diventa più grande? Raddoppia, triplica? Il tempo di esecuzione che fa? Raddoppia, triplica anche lui. Quindi siamo interessati a capire che cosa succede al variare della dimensione della struttura dati. Beh, allora, per capire questo facciamo dei ragionamenti in dei casi particolari. In genere ci riferiamo al caso migliore, cioè qual è la situazione più favorevole per il mio algoritmo. Poi ci riferiamo al caso peggiore, cioè qual è la cosa più critica per il mio algoritmo, e poi cerchiamo di individuare un caso medio
che è quello che statisticamente sarà più probabile quando manderemo in esecuzione il nostro algoritmo. È evidente però che se dobbiamo dimensionare un sistema e essere sicuri che questo funzioni in maniera corretta in ogni caso, ci dobbiamo riferire a quello che è il worst case, cioè il caso peggiore nel quale si può venire a trovare il nostro algoritmo. Allora, adesso in maniera molto intuitiva vi chiedo, ma se il mio vettore ha 7 elementi e io sto cercando un elemento, ottengo una risposta dal mio algoritmo. Mi chiedo, ma se il vettore da 7 elementi diventa di 14 elementi, secondo voi il tempo che fa? Raddoppia anche lui, triplica, come si comporterebbe il nostro ipotetico algoritmo? Beh, allora cerchiamo anche qua di ragionare nel caso, nei vari casi che abbiamo illustrato. Se prendiamo in esame il caso migliore, per un algoritmo di ricerca, il caso migliore qual è? È che io appena comincio a scorrere il vettore lo trovo subito e dico ok, mi posso già fermare, dire l'ho trovato e indicare questa posizione. Il caso peggiore qual è? Che l'elemento non c'è proprio, perché se questo vettore è disordinato, cioè i suoi elementi non rispondono a nessun ordinamento, per poter affermare che l'elemento nel vettore non c'è, io devo visitare tutto il vettore. Allora, qual è l'operazione che faccio in ciclo? Per poter rispondere a questa domanda, io accedo, se ho gli elementi del vettore indicati con un indice i, scorrere il vettore significa vado in memoria all'indirizzo della variabile i, ne prendo il valore, utilizzando quel valore calcolo l'indirizzo dell'elemento ad i, prendo questo valore e lo confronto con la chiave. Se è uguale ho trovato, altrimenti devo continuare la mia operazione. Quindi quello che faccio è sempre la stessa cosa, perché in ciclo devo andare in memoria all'indirizzo della variabile i, prendere questo valore, costruire l'indirizzo della variabile a di i, andare in memoria, prendere questo valore e confrontarlo con l'elemento x. È chiaro che se l'ho trovato, allora devo fermarmi e quindi per esempio usare una variabile booleana che mi dice interrompi la ricerca. Se invece non l'ho trovato, devo continuare a cercare e questo significa andare in memoria a incrementare il valore dell'indice i in modo da ripetere l'operazione sull'elemento successivo. Quindi se non l'ho trovato devo fare una piccola operazione in più perché devo andare a aggiornare il valore di quest'indice. Però tutto sommato possiamo dire che detto t il tempo per fare tutte queste operazioni, cioè prendere l'indice, confrontare l'elemento, eccetera, ci sarà, chiamiamolo questo t con 1, ci sarà un tempo t con 2 che mi servirà per aggiornare la variabile i. Tipicamente questo tempo qua è molto maggiore rispetto a questo, perché devo fare tutta una serie di operazioni, devo andare in memoria ad aggiornare per esempio una variabile booleana, e questo tempo tutto sommato è confrontabile con il tempo di aggiornare il valore di una variabile i. Quindi, senza fare grosse approssimazioni, possiamo dire che, quale che sia il risultato del test, possiamo chiamare genericamente t il tempo per effettuare le operazioni di confronto del generico elemento con la chiave che sto cercando. Allora, è chiaro che nel caso peggiore, se io l'elemento non lo trovo, per dire che non c'è, devo scorrere n elementi e quindi ci impiegherò un tempo che è pari a t per n. Allora, detto questo, vi chiedo, ma se il numero degli elementi raddoppia, il tempo complessivo che cosa farà? Se gli elementi da n diventano 2n, il tempo complessivo sarà 2t per n. Quindi si dice che il tempo raddoppia. E se questo triplica, il tempo triplica.
Quindi possiamo dire che per questo algoritmo di ricerca il tempo di risposta del mio elemento, del mio algoritmo, varia in che modo rispetto al numero n di elementi? Varia in maniera lineare. E la stessa cosa possiamo dire per la ricerca, per l'occupazione spaziale, perché se raddoppio gli elementi, raddoppia l'area di memoria che io devo riservare per il mio elemento. Quindi questa tecnica di ricerca si chiama una tecnica di ricerca sequenziale o anche lineare, tenendo conto che il tempo di esecuzione del mio algoritmo cresce linearmente con il numero degli elementi. Si dice in questo caso che la complessità computazionale di questo algoritmo è una complessità computazionale di tipo lineare. Possiamo anche esprimerci con i simboli, avete studiato i simboli o piccoli o grandi in analisi? Beh, possiamo dire che questo è uno grande di n, cioè che al crescere di n il costo computazionale è un infinito almeno dello stesso ordine di n. Quindi da un punto di vista matematico possiamo caratterizzare il comportamento di questo algoritmo come una O di n, cioè il costo computazionale cresce linearmente con il numero n di elementi del mio array. Questa cosa ci piace, non ci piace? Voi che cosa ne pensate? Un algoritmo che si comporta così, diciamo che è un algoritmo ancora di quelli trattabili, perché in generale diciamo che per noi il costo computazionale è ancora trattabile quando ha almeno una complessità di tipo polinomiale. Quando la complessità comincia a crescere in maniera esponenziale, allora abbiamo algoritmi che non sono più trattabili, perché rapidamente al crescere il numero degli elementi il tempo aumenta in maniera così rapida che queste tecniche potrebbero non essere praticamente utilizzabili nelle applicazioni. Allora ci chiediamo, ma nel caso in cui il vettore è ordinato possiamo fare qualche cosa di meglio? Cioè possiamo scrivere un algoritmo che sia un pochino più efficiente? Allora la risposta è ovviamente sì. In questo caso, se noi utilizziamo l'informazione che è il vettore ordinato, quale dato in più abbiamo per guidare il nostro algoritmo? Mentre nel caso del vettore disordinato, io per dire che un elemento non c'è devo per forza arrivare fino alla fine. Ma nel caso di un vettore ordinato, se io ho individuato un elemento A di che è già maggiore dell'elemento X che sto cercando, allora io che cosa posso dire? Che per tutti gli indici J maggiori di questo indice I, sapendo che A di J è certamente maggiore o uguale di A di I, allora A di J sarà certamente maggiore di X. E quindi è inutile che continuo ad andare avanti nel mio vettore, perché quando si è verificata questa condizione è evidente che io, se il vettore è ordinato in modo crescente per esempio, è evidente che io questo elemento non lo troverò mai. Allora potrei utilizzare questa informazione per guidare meglio l'algoritmo di ricerca. Allora, se vi ricordate quello che avevamo scritto la volta scorsa, proviamo a scrivere un algoritmo di ricerca in un vettore ordinato. Allora, abbiamo detto che essendo un algoritmo di ricerca, il tipo di struttura di controllo che uso qual è? È un ciclo a conteggio o a condizione? È un ciclo a condizione, perché io mi fermerò non appena trovo l'elemento.
Abbiamo anche detto che quando si esplora un vettore bisogna sempre inserire una condizione di controllo dell'indice per assicurarci che noi siamo nell'intervallo di validità degli indici del vettore. Quindi se io ho un vettore, un array A di 100 elementi, ho una variabile riemp che mi dice di questi 100 elementi l'utente quanti ne ha usati per inserire i valori, allora sempre quando esploriamo questo vettore devo mettere una condizione che mi garantisca di rimanere nell'intervallo di validità del vettore. Quindi definisco una variabile i di tipo indice, do a questa variabile il valore iniziale 0. La prima condizione che uso nel costrutto ciclico sarà che l'indice i è strettamente minore del riempimento. Questa è la prima condizione che devo sempre garantire, e che il fatto che l'indice parte da 0 e che mi muovo finché l'indice è strettamente minore del riempimento, ragazzi, vi ricordo che un vettore che riempie elementi ha indici che vanno da 0 a riempie meno 1. Quindi questa prima condizione mi assicura che io sto nell'intervallo di validità del vettore. Poi avevamo un'altra variabile booleana, inizialmente veniva posta uguale a false, e quindi dicevamo questa variabile booleana mi dice se l'elemento l'ho trovato o no. Poiché all'inizio ancora io non l'ho trovato perché sto cominciando a cercare, io inserisco questa variabile, quindi qui ci sarà end not trovato. Quindi la prima condizione i minore di riemp, la seconda condizione è non ho ancora trovato l'elemento, e questo è quello che mi fa fare la ricerca standard in un vettore non ordinato. Ma se il vettore è ordinato potrei introdurre un'altra variabile booleana che chiamo continua e che la metto inizialmente uguale a true. Questa variabile mi dice guarda, non l'hai ancora trovato, ma hai ancora speranza di trovarlo. Non hai ancora trovato l'elemento, però continua a cercarlo perché potresti trovarlo. Allora, io per rendere ancora più chiaro l'algoritmo aggiungo anche questa ulteriore variabile booleana, continua. Vedete, in questo caso il ciclo è continua a cercare l'elemento, mentre è vero che ci sono ancora elementi da esaminare, mentre è vero che non l'hai ancora trovato e mentre è vero che hai ancora speranza di trovarlo. Questo è il senso di questo, di questa condizione logica. Allora, non appena lo trovo, la variabile trovato diventa true, not trovato è false, poiché è messo in end, l'algoritmo termina. Se la variabile continua diventa false, perché ad esempio uno degli elementi che ho esaminato è più grande della variabile x, allora immediatamente la variabile continua diventa false e l'algoritmo termina. Quindi qui dentro il corpo del while come è fatto? Io scriverò, ragazzi, lo scrivo un poco più sopra. Allora, qui dentro scriverò se v di i è uguale all'elemento x che sto cercando, che devo fare? Allora, qui devo scrivere che la variabile pos è uguale a i. La variabile pos mi dice qual è la posizione nella quale ho trovato l'elemento,
Ovviamente la variabile pos la pongo inizialmente uguale a quale valore? A meno 1. Quindi quando parte il ciclo, i vale 0, trovato vale false, continuo vale true e la variabile pos vale meno 1. Comincio a cercare. Se trovo l'elemento, allora metto pos uguale i e trovato uguale true. Questa è la prima condizione. Poi che cosa c'ho? Else, if, ora, se v di i risulta maggiore di x, che devo fare? Devo fare continua uguale false. Else, l'ultimo caso, devo fare semplicemente i più più. Allora, questo algoritmo tiene conto di tutti i possibili casi e si ferma non appena io trovo che l'elemento da ricercare non ho più speranza di trovarlo. Vedete, ho usato dentro questo costrutto while un costrutto if a più vie, elencando tutti i casi possibili. Se l'ho trovato devo fare questo. Ragazzi, essendo questo un if a più vie, questi blocchi di istruzione sono in mutua esclusione. Quindi se trovo l'elemento faccio solo questo e null'altro. Ritorno qui sopra, la variabile trovato è true, not trovato è false, esco dal ciclo. Quando esco dal ciclo, la variabile pos mi indica la posizione dell'elemento che ho trovato. Se questa non è vera, esamino quest'altra alternativa, ma se è maggiore di x, se non faccio nient'altro, metto continua le false. Torno qui sopra, esco dal while perché continua è false, la variabile pos mantiene il valore meno 1 che ho messo inizialmente. Se manco questa è verificata, faccio questa cosa qui, cioè incremento l'indice i e torno a ripetere tutto questo ciclo su un elemento nuovo. Allora, questo algoritmo è un poco meglio dell'altro. In effetti, quello della ricerca in un vettore non ordinato non c'ha quest'ulteriore end e non c'ha quest'ulteriore condizione, perché dice se è uguale scrivi questo, altrimenti i più più. Quindi per tenere in conto del fatto che il vettore è ordinato ho aggiunto una variabile booleana e ho usato un'ulteriore ramificazione del costrutto if qua dentro, cioè sono passato da un if else a un if else if. Allora abbiamo fatto questa modifica, chiediamoci quanto abbiamo guadagnato dal punto di vista computazionale? Cioè, se adesso dovessimo caratterizzare la complessità computazionale di questo algoritmo, che cosa potremmo dire? Beh, potremmo dire che nel caso medio, se io ipotizzo di avere una probabilità uniforme di trovare questo elemento nel vettore, allora nel caso medio posso dire che vado meglio, perché arrivo alla fine del vettore, quindi esploro tutto il visito, tutto il vettore, solo in quale condizione? Qual è qui la condizione più critica? Che l'elemento x è il più grande di tutti. Allora, per poter capire che non c'è, devo esplorare l'intero vettore. Allora, vedete, in questo caso, che è il peggiore, siamo ricaduti nella stessa condizione di prima, cioè ho una complessità computazionale di tipo lineare. Raddoppiano gli elementi, raddoppia il tempo che impiego per rispondere alla ricerca alla ricerca del mio elemento. Quindi è vero che questo algoritmo è più efficiente, però la sua complessità computazionale rimane una O di N, esattamente come nel caso di prima. Allora chiediamoci, ma
In generale, se il mio vettore è ordinato, posso fare qualche cosa di meglio? Se riesco a fare un algoritmo più efficiente? Beh, allora, per aiutarvi a ragionare in questo senso, vi faccio un paragone. Un paragone che ha a che fare con l'analisi. Voi avete studiato le tecniche per trovare gli zeri di una funzione e tra queste avete visto anche quella che si chiama la tecnica del dimezzamento. Quindi, se io so che la mia funzione è una funzione continua in un certo intervallo AB e so che in questo intervallo AB la funzione ha un solo zero, quindi ha un andamento che fa per esempio così, allora io mi chiedo come faccio a trovare il valore zero, cioè il punto in cui questa funzione si annulla. Qui abbiamo x e qui abbiamo una generica f di x. Allora, il metodo del dimezzamento si basa su questo principio. Io prendo, ragazzi, viene registrata la vostra voce. Allora, io prendo questo intervallo, lo divido in due e vado a studiare il segno della funzione nei due intervalli. Allora, dato che ho fatto l'ipotesi di continuità e l'ipotesi che c'è un solo zero in questo intervallo, troverò certamente che in uno dei due intervalli il segno della funzione è concorde, nell'altro intervallo il segno della funzione invece è discorde. Allora, è inutile che io continuo a guardare questa parte qui dell'intervallo, perché certamente qui lo zero non c'è. Mi posso concentrare solo su questa parte qui e ripeto lo stesso test. Prendo un elemento medio e vado a studiare il segno della funzione. Da questa parte il segno è concorde, qui è discorde, capisco che se lo zero c'è sta qua dentro e vado avanti a ripetere questo ragionamento. Quando mi fermo secondo voi? Se questo fosse, questa è una tecnica numerica, quando ci fermiamo? Eh? E vicini che vuol dire? Vuol dire che, dato che questo è un intervallo di numeri reali, io potrei andare avanti dimezzandolo all'infinito. Allora, se questa è una se sto usando una tecnica numerica, devo dire, guarda, io mi accontento di prendere un valore che sia sufficientemente vicino a zero. Quindi, detto delta, l'intervallo minimo che io prendo in considerazione, allora ho il valore delta o il valore meno delta, per me è un valore sufficientemente piccolo per dire sono arrivata all'approssimazione giusta. Posso considerare 10 a meno 3, 10 a meno 4, scegliete per la vostra applicazione quello che vi interessa di più e allora posso provare a replicare questa tecnica. Magari questa cosa proviamo a realizzarla proprio in un algoritmo nel quale prendiamo una funzione, prendiamo un intervallo nel quale questa funzione è continua e ha un solo zero, provate a applicare questa tecnica e individuate il punto nel quale la funzione si annulla. Allora, questo ragionamento ci porta a dire, guarda, qui la furbata è che se io dimezzo l'intervallo, ogni volta butto via non un valore, la ricerca sequenziale significherebbe parti da qua e fatteli tutti. Significa che se io definisco questo famoso valore delta di riferimento, io quantizzo l'intervallo AB in un numero sufficientemente grande di intervalli, detto delta l'intervallo che mi serve, prendo l'ampiezza di AB diviso delta e so il numero di intervallini in cui l'ho definito, e vado a guardare il valore della funzione f in tutti questi intervallini. Immaginate, se voglio avere un'approssimazione significativa, questo quanto tempo spreco di
diventa un algoritmo veramente costosissimo da un punto di vista computazionale. Invece con questa tecnica io a ogni passaggio butto via metà dell'intero intervallo, quindi metà dei valori non li guardo proprio. Allora, mi viene in mente qualche utilizzo di questa tecnica applicata alla ricerca di un elemento in un vettore? Allora, supponete che il mio vettore, solito, ha 100 elementi, l'utente ne ha inseriti 12. E questi sono i valori degli indici. Allora, qui qual è l'idea? Ragazzi, qui qual è l'idea? Io prendo l'elemento di posto medio nel vettore. Quindi, se questo è l'estremo inferiore, e questo è l'estremo superiore della parte del vettore che considero, vedete, all'inizio l'estremo inferiore vale 0, l'estremo superiore vale riempimento meno 1. Allora prendo l'elemento di posto medio e come lo calcolo? Dico m uguale e con i più e con s diviso 2. Quindi in questo caso sarà 11 più 0 fa 11, diviso 2, parte intero ovviamente, questa è una divisione tra interi, quindi tronco la parte decimale, mi viene questo valore qui. Allora, supponete che io sto cercando l'elemento x uguale 21. Allora, sto facendo prima un caso che il valore sia un valore interno al vettore, cioè un valore compreso tra il minimo e il massimo del vettore. Allora, in questo caso, io che cosa dico? Vado a guardare quanto vale v di m, cioè confronto v di m con la mia variabile x. Quali sono i casi possibili? Abbiamo tre casi possibili. Sono fortunato. V di m è proprio uguale a x. Secondo caso, v di m è maggiore di x. Terzo caso, v di m è minore di x. Che faccio in questi tre casi, secondo voi? Allora, qui rispondo trovato uguale true, l'algoritmo è finito. Qual è la posizione? È proprio la posizione m. Però può verificarsi sia questo caso che questo caso qui. Allora, nell'esempio in questione abbiamo che v di m con m che vale 5 ha il valore 11. L'elemento x vale 21. Allora, qual è l'informazione che io ne traggo da questo test? Che da qui indietro è proprio inutile che perdo tempo a guardare. Allora, quale diventa il mio nuovo intervallo di ricerca? Devo fare e con i uguale a m più 1, perché anche questo elemento l'ho già guardato, quindi adesso quello che devo prendere in esame è questa parte qui del vettore. Quindi adesso e con i è arrivato qua giù, e con s è rimasto questo. Di nuovo faccio la stessa operazione. Adesso vedete, e con i vale 6, e con s vale 11. 11 più 6 fa 17. Diviso 2, ne prendo la parte intera, diventa 8.
Questo è il nuovo elemento di posto medio. Confronto di nuovo V con M con X. Stavolta è più grande. Allora che vuol dire? Che da qui in avanti è proprio inutile che vado a cercare. Quindi sarà E con S che deve diventare pari a M meno 1. Ora questo è l'intervallo di valori che mi è rimasto. E con I vale 6, E con S vale 7. 6 e 7 fa 13, diviso 2 fa 12. Questo è il nuovo V con M. Confronto V con M con X. Com'è? È più piccolo. Allora vuol dire che lo devo andare a cercare nell'intervallo di destra. E quindi il mio E con I diventa ancora uguale a M più 1. Quindi E con I è diventato 7. Ragazzi, siamo arrivati in un caso nel quale l'estremo inferiore e l'estremo superiore coincidono. Cioè il mio intervallo di ricerca si è ridotto a un intervallo di un solo elemento. Chiaramente quando faccio M, poiché con I e con S coincidono, M sarà uguale proprio a 7. Confronto il nuovo elemento medio con X, è più piccolo. Allora vuol dire che devo andarlo a cercare nella parte destra e quindi E con I diventa uguale a M più 1. Cioè E con I diventa uguale a 8, ma E con S era uguale a 7. Che cosa è successo? C'è stata l'inversione. Cioè il mio estremo inferiore è diventato più grande dell'estremo superiore. Questo vuol dire che l'intervallo di ricerca è diventato un intervallo nullo. L'algoritmo termina e mi dice l'elemento non l'ho trovato. Allora, che cosa può succedere? Beh, può succedere che questa condizione si verifichi una condizione come questa, dove a un certo punto l'intervallo di ricerca diventa un intervallo nullo. Ma può anche succedere che, vedete, io sono passato prima con un intervallo di una sola unità, poi con un intervallo, un insieme di valore nullo. Allora, l'algoritmo che cosa ci dice? Guarda, tu puoi andare avanti dimezzando in questa maniera, ma come fai a garantirti che l'algoritmo termina? L'algoritmo termina quando l'estremo inferiore è diventato maggiore dell'estremo superiore, perché in questo caso l'intervallo di ricerca è diventato un intervallo degenere, cioè un intervallo nullo. Allora, questo algoritmo termina in ogni caso? Sì, perché a ogni passaggio io faccio o crescere l'estremo inferiore o decrescere l'estremo superiore. Prima o poi si verifica l'inversione. L'algoritmo termina. Sono sicuro che l'algoritmo termina sempre in maniera corretta? Cioè, quando l'elemento c'è, lo trovo di sicuro? Allora, poiché io ogni volta riduco l'intervallo di ricerca, quando l'intervallo si è ridotto a un solo elemento, allora o questo elemento è uguale a quello che sto cercando e allora l'ho trovato, o è diverso e allora non l'ho trovato e mi devo fermare. Quindi è possibile dimostrare che questa strategia di ricerca converge sempre e converge dandomi la soluzione corretta. Allora, prima di vedere come implementare anche questa tecnica di ricerca, vi chiedo, ma quanto è più efficiente dal punto di vista computazionale? Cioè, se adesso dovessimo fare un confronto tra questa tecnica qui e la tecnica invece di ricerca sequenziale, che cosa potremmo dire? Allora, innanzitutto, per verificare che un algoritmo funziona, bisogna provarlo in alcuni casi tipici. Allora, quando abbiamo fatto la tecnica di ricerca sequenziale, quali sono i casi che io avrei preso in considerazione per verificare che l'algoritmo funziona bene? Ragazzi, questo è importante perché quando voi scriverete i vostri algoritmi,
poiché sappiamo che è in una tecnica, un algoritmo che verifica, che verifichi se il vostro programma è corretto o meno, è un algoritmo che non è realizzabile, quindi è un problema non risolvibile. Allora, l'unico modo di verificare se un algoritmo funziona bene è fare dei test. Quanti ne facciamo? Potremmo farne infiniti. Non possiamo mai arrivare a dire il mio programma funziona in tutte le condizioni, perché per fare questo dovremmo verificare tutti i possibili percorsi dinamici all'interno del nostro codice per tutti i possibili dati d'ingresso. Allora, perché questa cosa non vogliamo farla? Perché costerebbe un tempo infinito. Chiediamoci, ma cioè, non faccio infiniti test, però qualcuno ne faccio. Secondo voi, qui, quali test farei? Caso peggiore va bene, io farei i casi tipici che mi vengono in mente sono: l'elemento che sto cercando è più piccolo di tutti quelli che stanno nel vettore, l'elemento che sto cercando è il più grande di tutti quelli che stanno nel vettore, al limite l'elemento si trova in prima posizione o in ultima posizione, l'elemento si trova all'interno. Quando ho guardato questi casi, ho esaminato ragionevolmente tutto quello che può succedere. Allora, guardiamo nel caso della ricerca sequenziale. Se l'elemento che sto cercando è il più piccolo di tutti, che succede? Che non appena entro in quel costrutto while, trovo già che il primo elemento è più grande di x e quindi esco subito perché la variabile continua diventa uguale a false. Se l'elemento è proprio il primo, allora trovo l'uguaglianza, esco subito e lascio la variabile POS in prima posizione. Se l'elemento che sto cercando è più grande di tutti, esco al primo colpo, perché faccio tutto il mio ciclo, a un certo punto incrementando l'indice I trovo che la condizione I minore di Riemp non è verificata e quindi esco fuori. Se invece l'elemento è un elemento intermedio, allora, prima o poi, trovo l'uguaglianza, perché li sto scorrendo tutti, esco fuori, perché la variabile continua diventa uguale, la variabile trovato diventa uguale a true. Quindi, questo è il caso che io farei per andare a esaminare il comportamento dell'algoritmo nel caso della ricerca sequenziale. Prima ancora di scriverlo, avendo descritto nel comportamento, vediamo di capire che succede . Allora, qui abbiamo fatto il caso di un valore che io non ho trovato. Allora, facciamo l'esempio di un elemento che è il più piccolo di tutti. Quindi mettiamo per esempio il caso di x uguale a meno 3. Allora, quante volte viene iterato l'algoritmo? La prima volta estremo inferiore, estremo superiore, abbiamo detto 11, 11 diviso 2, l'elemento 5. Questo è più grande? Sì. Allora, l'estremo superiore diventa questo. 4 più 0, 4 diviso 2, 2. Confronto questo elemento. L'elemento più grande è ancora più grande. Quindi di mezzo, 2 più 0 fa 2, diviso 2, 1. Questo è l'elemento. È ancora più grande, questo diventa l'estremo inferiore. Estremo inferiore e estremo superiore coincidono. L'elemento medio è proprio questo. Questo è più grande di meno 3. L'estremo inferiore diventa uguale a m meno 1. L'estremo superiore diventa uguale a m meno 1. Esco perché si è verificata l'inversione. Quindi, chiaramente, se l'elemento è più piccolo di tutti, qui il dimezzamento cammina sempre in questa direzione. La stessa cosa succede se l'elemento è più grande di tutti. Il dimezzamento cammina sempre in questa direzione, a un certo punto c'è l'inversione. Se l'elemento sta in mezzo e non lo trovo, abbiamo visto prima il comportamento, vediamo il caso in cui l'elemento lo trovo.
scegliete uno dei valori che stanno scritti qui dentro. 20, pigliamo il valore 20. Allora, qua x è uguale a 20. Allora, come si comporta l'algoritmo? La prima volta io avrò, come sempre, che l'elemento medio è questo qua, perché ho 11 più 0, 11, diviso 2, 5. Questo è più grande di questo, quindi il nuovo estremo inferiore diventa questo. 11, 6, 17, diviso 2, 8. Questo è il nuovo elemento medio. È più grande, allora mi sposto e ottengo 7 e 5, 12, diviso 2 e 6, lo confronto, più grande, vedete, adesso sono arrivato a questo punto dove estremo superiore ed estremo inferiore coincidono, questo è l'elemento medio, questo lo sto cercando, ho trovato l'elemento. Allora, ci siamo convinti che anche in questo caso, avendo fatto tutte le ipotesi, l'algoritmo è arrivato a convergenza. Ragazzi, facciamo un'ultima considerazione. Noi abbiamo esteso lo spazio degli array anche al caso dell'array nullo. Quindi potrebbe darsi che io passo ad una funzione di ricerca un array nullo. La funzione risponde ancora bene, si comporta ancora bene. Se io do in pasto a questo algoritmo un array nullo, cioè un array che ha la variabile riemp uguale a 0, l'algoritmo funziona lo stesso. Sì, perché dato che i vale 0 e riemp vale 0, non è immediatamente, non è vero che i è minore di riemp e quindi qua non parto proprio. E qua che succede? Dato che l'estremo inferiore è uguale a 0 e l'estremo superiore è uguale a riemp meno 1, se il vettore è nullo, il riempimento è 0, ma riemp meno 1 fa meno 1, e quindi immediatamente e con i è più grande di e con s, non entro proprio nell'algoritmo. Quindi abbiamo esteso per continuità queste due tecniche anche al caso dei vettori nulli. Questo ci garantisce che se io scrivo una funzione che riceve in ingresso un array e un elemento x e mi deve rispondere se l'elemento x è presente o meno nel vettore, e nel caso in cui sia presente dove si trova, io a questa funzione posso passare un qualunque vettore, anche un vettore nullo. Bene, allora facciamo una piccola valutazione sulla complessità computazionale di questo algoritmo. Allora, qui è chiaro che vale lo stesso discorso di prima. Per ogni elemento lo devo calcolo il valore medio, quindi a ogni passo calcolo il valore medio, lo confronto con x, se l'ho trovato allora dico pos uguale al valore m. Se non l'ho trovato, allora farò estremo superiore uguale a m-1 oppure estremo inferiore uguale a m più 1. Queste tre operazioni hanno grosso modo lo stesso costo. Vado in memoria e faccio un'operazione aritmetica. Allora, significa che a ogni passaggio il tempo che impiego per risolvere, per fare le operazioni, lo posso chiamare una costante. Diciamo che è una costante k. Allora, qual è il tempo di esecuzione di questo algoritmo? Devo semplicemente capire quante volte l'algoritmo cicla, perché se cicla n volte il tempo sarà nk, e devo capire quante volte cicla in dipendenza del numero di elementi del vettore. Allora, vi chiedo, secondo voi, se questo vettore ha un numero n di elementi, qual è il numero massimo di volte che questo algoritmo, che questo ciclo può essere iterato? Fate un piccolo sforzo, cercate di dare una risposta. Allora, se n fosse pari a 8, no? Facciamo questo caso.
Quante volte lo posso dimezzare? Lo dimezzo e divento uguale a 4. Lo dimezzo e divento uguale a 2. Lo dimezzo e ottengo una... Quindi, di fatto, l'ho dimezzato 1, 2 e 3 volte. 8, 3, di mezzo. Vi viene in mente qual è il legame che c'è? Ragazzi, sto dimezzando. 8 l'ho dimezzato 3 volte. Qual è il legame? È che 2 alla terza è proprio uguale a 8, ma 3 che cos'è? È l'esponente che devo dare a 2 per avere 8, cioè il logaritmo in base 2 di 8. Allora abbiamo capito che io posso fare questo dimezzamento, no? Chiaramente questo era un valore che era proprio una potenza. Se qui c'era 9, avrei avuto un ulteriore dimezzamento. Quindi al più il numero di volte che posso dimezzare è pari al logaritmo in base 2 di n, al più ci posso mettere più 1 perché c'è un dimensionamento in più. Allora, se il numero di dimezzamenti è pari al logaritmo in base 2 di n più 1 e a ogni passo io ho un tempo k per eseguire il corpo del ciclo, vuol dire che il tempo complessivo sarà pari al logaritmo in base 2 di n più 1 per k. Al crescere di n che succede? Che il tempo cresce come il logaritmo. Ma qual è la proprietà fondamentale del logaritmo? Che è limitato a un andamento così. Allora, mentre nel caso lineare io ho un andamento di questo tipo, qui ho un andamento che tende asintoticamente alla costante k, che è la costante di proporzionalità. Allora, ragazzi, questa tecnica di ricerca è straordinariamente potente perché posso prendere un array che ha 100.000 elementi e ottenere un tempo che ha un andamento asintotico, cosa che invece non capita se ho una tecnica di ricerca di tipo lineare, perché questo continua a crescere linearmente. Allora, quand'è che io scelgo di usare la ricerca sequenziale e quando scelgo di usare la ricerca binaria? La risposta sta qua dentro. Dipende dal coefficiente della tecnica di ricerca lineare, perché guardando questo disegno capite che in questo intervallo qua è utile usare la ricerca lineare, da qui in poi mi conviene usare la ricerca sequenziale perché il tempo della ricerca lineare sta crescendo. Allora, tutti e due gli algoritmi hanno la loro validità. È chiaro che per numeri piccoli mi conviene probabilmente questa tecnica qua, per numeri più grandi non c'è storia, l'algoritmo di ricerca binaria ha una potenza enormemente superiore. Bene, quindi questa è l'idea della ricerca binaria. Qui l'algoritmo si vede poco in questi lucidi, ma tutto sommato preferisco che anche su questa cosa provate a ragionarci voi e provate a scrivere sulla base delle cose che io vi ho detto un algoritmo che implementa nel linguaggio C++ la tecnica della ricerca binaria. Ragazzi, tutte queste cose ci discutiamo insieme, ma poi io vi darò una versione, diciamo, concordata insieme, che realizza queste strategie. Per tutto quello che faremo nel corso come parte esercitativa, io poi vi darò il codice in linguaggio C++, di modo che lo potete compilare e eseguire all'interno del vostro progetto con NetBeans. Allora, ragazzi,
Con questo finiamo per il momento queste tecniche, questi algoritmi di base definiti sugli array e facciamo 5 minuti di pausa e poi vi introduco un concetto nuovo che è il concetto di puntatore che in qualche maniera abbiamo già visto quando vi ho introdotto il tipo array.